Siamo con Alessandro Mostaccio, segretario generale di Movimento Consumatori, al convegno Un anno di Johnny, un progetto portato avanti appunto da Movimento Consumatori, Cittadinanza Attiva e COF Consumatori. Segretario, quali sono gli obiettivi di questo progetto e il ruolo della sua associazione che ha avuto? Abbiamo voluto monitorare in concreto decine e decine di piattaforme, sia sull'e-commerce che sulla sharing economy, anche per dimostrare che in questo momento storico c'è una grande edulcorazione di tutto ciò che è la nuova economia web-based, cioè l'economia digitale, e spesso ci sono delle mistificazioni che ci fanno perdere di vista i discorsi pro-concorrenziali, cioè che nuove aziende, nuove start-up partono senza legislazioni che le imbrigliano, mentre chi invece svolgeva quel lavoro in filiere più tradizionali e decenni che viene sottoposto a normative pressanti. C'è tutto un discorso enorme di elusione fiscale in questa nuova sharing economy, che viene anche stata definita anche shadow economy, cioè un'economia ombra che non porta soldi nelle casse dello Stato nonostante inizi a sviluppare ormai miliardi di fatturato. Quindi ci sono problematiche specifiche, nuove, tipo quelle del trattamento dei big data, che non sono assolutamente disciplinate, quindi spesso si ha l'impressione di avere addirittura servizi gratuiti perché sei tu stesso che vieni commercializzato sui tuoi dati, sulle tue anagrafiche, e ci sono anche problemi appunto di concorrenza tra settori diversi. Tutti i problemi di diritto del lavoro, perché ormai sembra che questo prosumer sia un cittadino che non è più né un consumatore né un produttore e quindi non rientra più in nessuna definizione legislativa. Insomma, c'è bisogno che la politica faccia un passo in avanti e che con coraggio disciplini interi settori che, se non vengono disciplinati, vediamo che portano un conflitto sociale di un certo tipo, intere città bloccate dai tassisti per la concorrenza sleale che gli fa Uber, interi filiere che vengono smontate dall'home restaurant. Pensiamo all'effetto che ha avuto Airbnb sulle locazioni. Insomma, va bene queste nuove forme di economia, però non devono essere pretesto per smantellare decenni di conquiste di diritti dei lavoratori, dei consumatori e di tutto l'ambientale. Insomma, si tratta di mettersi a lavorare.